Presidente, signori consiglieri e persone presenti in quest'Aula del Consiglio Comunale, oggi nella nostra città, lutto cittadino, nel ricordo del più grande interprete della tradizione teatrale dell'immenso Eduardo, che è la morte di Luca De Filippo. Ovviamente una scomparsa che ha colpito l'intera città, ma ovviamente non solo l'intera città, l'intera nazione. E non solo la nostra nazione, dato il profilo grandissimo di Luca De Filippo. Sarà una grave perdita per la nostra città, non solo per la sua grandezza teatrale, di quando lo si andava ad ascoltare e vedere al teatro, ma perché lui si stava impegnando tantissimo per la nostra città, con un grandissimo entusiasmo. Io l'ho visto in realtà una ventina di giorni fa. Si vedeva che era provato e che non stava bene, eppure aveva un entusiasmo incredibile per raddoppiare gli sforzi in favore dei giovani in difficoltà della nostra città. Io lo ricorderò in questo modo, è un po' anche il lascito di Edoardo, se ricordiamo bene, cioè il momento finale della loro vita, il pensiero agli scugnizi di Napoli. Questo credo che sia un monito per noi, per la città intera. E soprattutto il pensiero che egli aveva per quei giovani che stanno nella linea di confine, quei giovani che possono sbagliare, ma che hanno voglia di vita, hanno voglia di una esistenza, tra virgolette, normale. I suoi impegni nel carcere di Nisida, l'incontro che facemmo, mi pare, il 31 ottobre, quindi un mese fa, al Maschio Angioino, al Castelnuovo, 30 anni dalla legge di Eduardo, e la sua forte sollecitazione a noi tutti per l'ex carcere minorile del Filangieri, che grazie anche alla votazione dell'altro giorno del Consiglio Comunale è tornata nel nostro patrimonio cittadino. Questo credo che sia fondamentale. Anche ricordo quando con Nino Daniele non è stato facilissimo, perché comunque accettare una sfida, perché impegnato come lui in teatro, con condizioni di salute non eccellenti, ma quando gli chiedemmo di fare il direttore della prima scuola pubblica di formazione teatrale in lingua napoletana di drammaturgia, egli poi alla fine ha accettato, con tanto entusiasmo, e proprio nel mese di ottobre che ha messo in campo le selezioni dei primi giovani. Ricordo il sopralluogo che ha fatto con i nostri uffici qualche giorno fa, credo l'ultimo suo impegno nella città di Napoli, quando nella Galleria Principe andò a vedere alcuni locali. E anche fino a pochi giorni prima del ricovero, la sua interpretazione magistrale al Teatro Augusteo. Insomma, se n'è andato in teatro. Se n'è andato con la sua passione e con la missione della sua vita. Credo che noi non dobbiamo solamente ricordarlo, e la città, come sempre, troverà le modalità le più varie, le più forti, le più profonde, le più sensibili per ricordarlo. C'è un monito che invece noi dobbiamo eseguire, che è questo dell'impegno forte sul Filangieri, sulla scuola di teatro e su tutto quello che è stato messo in campo anche con la fondazione Edoardo. Credo che da questo punto di vista bisogna fare in modo che la scuola entri immediatamente nella sua operatività, e ovviamente, come ho avuto modo di parlarne ieri con Nino Daniele, ha anticipato lui e l'ho scritto anche io oggi sul mio profilo Facebook, è una scuola che non può che essere intestata a Luca De Filippo, perché ha avuto la forza e il coraggio di accettarla quella sfida, perché a Napoli è sempre più complicato accettare sfide, perché si parte e non si sa se l'obiettivo lo riesce a raggiungere. Quindi oggi, se possibile, siamo ancora più motivati a farlo. Credo che l'intera città perde il più grande interprete dell'eredità di Eduardo, e non sarà facile preservare quel tipo di tradizione, che è una tradizione unica. Quindi starà a tutti noi creare le condizioni perché sempre di più i giovani della nostra città possano avere la possibilità di esibirsi in teatro. Ci sono troppi talenti che non trovano sbocco e certe volte lo trovano per strada. Ecco perché un'altra cosa bella di qualche anno fa, liberalizzare
il mestiere di strada, gli artisti di strada è comunque una valvola di sfogo creativo importante per la nostra città. Aver realizzato all'interno del Teatro Stabile, Teatro Nazionale, la prima scuola pubblica di formazione teatrale lo si deve a tanti e lo si deve anche a Luca De Filippo, che oggi con il lutto cittadino gli dà l'omaggio più grande che si dà alle persone di immenso valore. Ricordiamolo con un minuto di raccoglimento. Grazie.